di martelli. Ascoltatemi attentamente. Nuovo episodio della serie del Bimbo Mink Adventure su Rainbow Six. Quindi minimo insindacabile voglio almeno 7000 mi piace per il prossimo episodio. Oh, ho detto 7000. Trattami. Come sempre vi ricordo anche di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per diventare dei fratelloni. Godetevi tutto il video e buona visione. Tutti ragazzi, tecnologi signori, siamo tornati come sempre carico ormai con un nuovo episodio della serie del Bimbo Mink Adventure su Rainbow Six. Infatti come potete vedere, maglietta tema, sembra un po' la mia ex, perché belle corna. No, sto scherzando, le corna non si fanno mai, è che veniva bene la battuta, ragazzi. Mi raccomando, su con questi pollicioni, fatemi vedere il massimo supporto. Ormai lo sapete, più un video è supportato, più ve lo porto durante la settimana. Prima di iniziare, però, faccio una piccola premessa, ragazzi, perché come potete vedere, questo account è a livello 100 e passa. Infatti non è il mio. E semplicemente che l'ho chiamato tua nonna. Non potevo non dare questo nome, l'ignoranza regna nei video di Ezze. Un po' per il discorso che ho fatto l'altra volta, ossia che questo format, magari su Rainbow, ragazzi, è un po' a rischio di ban, e quindi utilizzo questo account che mi è stato gentilmente prestato da un amico. Così qualora mi dovessero bannare, la prenderò. Ci siamo, siamo entrati in game, uscita dalla mappa Bank. Perfetto, dato che comunque la conosciamo abbastanza bene. Qui ora c'è il classico pick and ball, ma io inizio subito a mandare un messaggino. Viva la f***a. Ormai esordiamo sempre così, ci dobbiamo subito far riconoscere. Però non mi risponde nessuno. Come on guys, where are you from? Classica domanda. Così almeno vediamo se qualcuno ci risponde. Perché oh, se non mi rispondono, raga, mi arrabbio e mi offendo. Non mi risponde nessuno. Ma è incredibile. Ma cosa gli ho fatto di male? Io vi giuro che la fidanzata non gliel'ho rubata nessuno di... Non c'è nessun italiano qua dentro? Oh! Perfetto! Adesso li facciamo parlare noi, li massacriamo in game, raga. Mai ignorare il bimbo minchia. Come osano? Bisogna portare rispetto al bimbo minchia. Allora. Oddio, no. Aspetta, oddio, no, devo rimettere. Ah, cavolo, una... essendo un account diverso c'ha tutti i tasti. Oh mio Dio, devo risettare tutto, non ci credo. Ok, allora, dopo 40 minuti a cercare la voce dell'impo... Ah, qua sono già morti tutti, bene. Bene, bene, entra in scena il bimbo minchia. Sta arrivando l'asso nella manica. Naturalmente, visto che qualcuno ancora non l'ha capito, è il format, raga, cioè il bimbo minchia sarei io. Il format consiste un po' nell'essere un bambino un po' infantile, cercare di offendere, di prendermela con il primo che capita. Io comunque sapete che su PC vado... Vado un botto con Ash. Devo cercare di capire dove sta l'ultimo. Oh, oh! Chi era il babbo incazzato nero? Non fate casino che lo sento. Ok, sei sa... Bravi, restatevi voi due. Bravissimo. Praticamente già finito il round. Vabbè, io ero alle prese con i settaggi, ragazzi. Vi chiedo scusa. Mi farò perdonare per i prossimi. Ma dov'è il tipo? Ma sì, speriamo quella roba di Ash. Tanto ni più ni meno. Ricordiamoci che questi mi hanno snobbato tutti, eh. Nessuno mi ha risposto, raga. Adesso vi faccio vedere. Mai mancarmi di rispetto. Dov'è Kestol? Vieni qua. Ah, qua hanno barricato tutto. Ma che è? Ma guarda, tua nonna nuda. Vai. Spacca giù tutto. Tanto sarà in sight di sicuro. Raga, ti dico, bomber, che ti pucio. E come va? Ma dov'è? Ma è fuori. Ma come fai a essere fuori? Adesso ti sfotto. E la prossima volta imparate a non rispondermi. Adesso scrivono, è troppo facile adesso. Tra l'altro, ragazzi, me ne sono appena accorto. In questo account c'è Ash Elite. La madonna. Forse lo faccio diventare il mio primario questo. Secondo round, sono tornati a difendere nello stesso punto. A questo giro però c'è Cavera, che siccome prima non ce l'avevano. Ecco, una cosa che devo togliere è il mirino laser. Io non lo voglio il mirino laser perché potrebbero rintracciarmi. Ma sono arrabbiatissimo, ragazzi. Adesso ve lo giuro, li pusho tutti. Perché... Cioè, questi non mi rispondono in chat. Non posso offendere nessuno se non mi rispondono. C'è la Cavera. Tanto lei c'ha le cricole nei piedi, c'ha quella schifosa lì. Ne sento uno in corridoio. Oh mio Dio, aspetta che... Aspetta, no, quei tasti... Ok, aspetta che drono. Io li voglio offendere, non mi rispondono in chat. Oh, c'era Lision. Aspetta che me lo picco, Lision. Stai buono, stai buono. Che smirata. Ho provato a prepararlo, ma... Toppieti questa. Han fame. Azzuzzo. Lo sta. E una kill abbiamo fatta. Parte subito a me al bimbo minchia. Ma raga, comunque sono troppo forti su PC, incredibile. Ecco, adesso l'ho detto, parte il loro comeback. Lo stanno tutti inside questi. Ma ci passo da qua? Bello. Bello pulito. Ha plantato, sei un grande. Bravissimo. Questo ha plantato instant. Ma come giocano sti qua? Sono scarsissimi. Raga, mia sorella è più forte. Adesso faccio giocare. Il prossimo episodio porto mia sorella. Ah, bene, 4 contro 1. Beh, è difficile sta partita, ragazzi. Che manca? Capcan. Lo voglio fare io, lo voglio fare io. Mica, ragazzi, lo faccio io. Chi è che ha beccato la trappola? Ma come fa? Ma si va a beccare tutte le trappole.
Subito benzina sul fuoco. Sono il king, ragazzi. Il king. Io vi avevo avvertiti. Se non mi rispondi, ne paghi le conseguenze. Raga, questo qua gli ha dato dell'idiota e del nabbo. Ma curva che è uno della sua squadra. Finché l'ha offeso, tipo, perché non risponde a me? Perché non si attacca con me che lo distruggo? Signori, sta andando tutto per il verso giusto. Tra di loro iniziano a partire i primi insulti. E questo è il momento in cui il bimbo minchia entra in scena. Ma perché? Cosa ha fatto? Ha scorreggiato questo? Ogni tanto emanano dei versi strani col Mike e mi spavento. Mi spavento. Ce n'è uno di là che è arrabbiatissimo. Ma perché non mi risponde a me? E raga, se, pensa se mi dà dell'idiota a me, che bello. Parte il video. Parte il video. Inizia la serie. Questo è già morto. Io devo cercare di capire dove stanno sotto. Sai che potrei pusharmela tranquillamente di là? Tanto non c'era nessuno da server sotto. Corridoio qua è libero. Mi spaventa un botto cadera. Ma sì, dai. Tanto raga, un in più di meno. E che dietro di me che sta correndo come un ippopotamo. Che è il Fuse? Il Fuse, te pareva? Ma perché mi segue questo? Ma guarda che non ti do la grana, eh. E neanche il numero di mia sorella. Ma come giocano? Perché hanno chiuso la bomba? No, raga, ma questi qua sono scarsissimi. Ma cosa? Ma neanche su Play vedi dei giocatori così. Oddio. Tattica furetto. Cucù. Doppia! Oddio, no. No, ragazzi, sono troppo P. Sono troppo P, dai. Preferate sempre, eh? Bisogna sempre preferare, così c'è il vantaggio. Bravo, Fiut, bro. Ok, qua l'ho visto. È qua dietro. L'arma scarica io farò. Me lo vorrei fare io, ma... Aspetta, provo a pusharlo da qua. Io buco il muro. Oddio, ma come l'ho ucciso? No, no, vabbè, no, raga. No, raga, non ci sto credendo. Oh mio Dio, che kill. Provo a punzecchiarlo. Don't cry, bro. Best pro player. Perché non mi rispondono? Match point 3-0. Purtroppo non mi sono preso l'iso perché uno è stato più veloce di me e me l'ha gamato. Quindi sono andato su quella pischellocis di Ela. Inutile dirvi che la partita sta andando benissimo. Al di là del 3-0 stiamo facendo un bello score, raga. No, comunque ho fatto una kill. Non mi verrà mai più quella kill lì. Faccio un drone. Riconosco anche, non è che siano fortissimi a livello della squadra avversaria, è un po' bassa, almeno di qualche individuo. Però noi non ci lamentiamo, anzi, meglio. Guarda, questo sarebbe stato proprio il video perfetto se mi avessero risposto in chat. Perché anche il bomber non... nessuno mi offende, nessuno mi risponde. E proprio sarebbe stata la ciliegina sulla torta l'offesa. Il dissing. Guarda, hanno iniziato, io provo a star qua. Mamma, che score che sto facendo, raga. Stupito di me stesso. Ecco, vedi? Muoiono subito questi, incredibile. E qua te, Elysion, va bene, allora io sto qua, eh. C'è uno qua. Non c'è più nessuno qua. Tua nonna. Oh. Oddio, è morto Elysion. Ma da dove? Non ho capito se è su scale o sul lucer. Oddio, ragazzo, qua è quello che si è arrivato un botto prima. È quello forte, eh? È quello forte questo. Anche Ela comunque c'ha un'arma pazzesca, raga. Mamma mia. Due contro due. È che io non so se uscire, perché se qua ce n'è uno qua. In corridoio. Io non voglio morire. Sì, è qua, lo sento. È entrato? È lui! È quello forte! Oddio! No, aspetta, raga, aspetta! Lo devo sfottere! GG, bro! Vedi che non mi risponde, perché? Manca l'ultimo. Non so dove sia, Doc. Vuole curare? Intanto fare... Mi curi? No, ma mi ha mancato. È qui, zio! Ha preso il culo di Elysion. È qui da qualche parte. L'ho ucciso! 4-0! 9-0-8, quanto ho fatto? Ah, no, 8-0. Eccolo qui, direttamente sul podio! Tu nonna! Oh my god! Naturalmente 0-0 perché le 0-0. Ti ha capito in tenda? E gli altri in camper. Comunque, io le avevo avvertiti. Se manchi di rispetto al bimbo minchia, umiliazione è dietro l'angolo. Tutto via, bomberoni, cosa dire? Spero davvero che vi siate divertiti, che abbiate comunque apprezzato in un qualche modo anche il gameplay, che le kill non sono mancate. Le abbiamo veramente umiliati. Se volete subito il prossimo appuntamento di questo format, pollicioni, commentoni, iscrivetevi al canale, e vedete sul canalone. Un bacione, un abbraccione. Ciao campioni.